I motori sono pronti a rombare. Gli appassionati delle quattro ruote vivranno un entusiasmante weekend di fine maggio con la quinta edizione del Rally del Matese. 9 le prove speciali tra sabato 27 e domenica 28 e quasi 300 km di trasferimento. Un'adrenalina che salirà poco dopo le 5 del pomeriggio nella prima giornata di gare. Tutto il territorio del Matese sarà al centro di un evento in grado di far parlare di sé e a lungo. Come? A spiegarcelo sarà il presidente dell'ASD Matese Motorsport, che si è occupata dell'organizzazione, Rino Gentile. Presidente, a che punto è la macchina organizzatrice? L'organizzazione è quasi completata, ci mancano dei dettagli da definire in questi giorni. Cioè abbiamo messo insieme tutti i commissari di gara per il percorso, il direttore di gara, e proprio ieri abbiamo avuto il collaudo del percorso e quindi abbiamo quasi finito, diciamo. Ci mancano dei dettagli. Può ricordarci qual è la data di scadenza per le iscrizioni? La scadenza delle iscrizioni è il 15 di questo mese, dopodiché terremo l'elenco iscritti e comunicheremo gli elenchi iscritti. Guardando un po' quello che è l'itinerario, il percorso, notiamo delle novità e anche delle riconferme. Ci può illustrare brevemente qual è il percorso? Il percorso, abbiamo la partenza a Pietraverano, come di solito abbiamo fatto anche l'anno scorso, però quest'anno a Pietraverano abbiamo le prove, lo shakedown, diciamo, che si avrà nel primo pomeriggio. Poi la prima prova ci sarà a Fonte Greca, si ripeterà due volte con un riordino nel comune di Ciorlano. Dopodiché si va al Parco Chiuso a Piedimonte Matese in Piazza Roma. La mattina seguente si parte per l'assistenza, si va ad Alife e dopo di Alife abbiamo la prima prova, la novità dell'anno del Matese, che fa Castello Matese, San Gregorio Matese. Dopodiché ci sposteremo su Cusano Pietraroia, dove abbiamo un'altra prova speciale, e poi scenderemo a Gioia Sannitica, che è storico come percorso, con una piccola variante quest'anno, con l'arrivo al centro di Gioia, con la fine prova speciale al centro di Gioia. Questa prova di Gioia si ripeterà tre volte e poi a conclusione avremo l'arrivo a San Potito Sannitico, con la premiazione che si svolgerà proprio a San Potito Sannitico. Che dire, in tutto questo vorrei ringraziare i comuni che ci sono stati a fianco, e in particolar modo il sindaco di San Potito Sannitico, Imperatore Franco, che ci è stato sempre a fianco. Da San Potito Sannitico è tutto, Maria Cavicchia per casertasera.it.